In diretta dal circuito di Zandvoort in Olanda va in scena l'undicesimo round della Premier League, stagione agonistica 2023-2024. Buonasera amici Formula Italian Team, da parte Raffaele Lelli per voi Rossi, insieme al commento, al racconto di questa serata ed anche nel ruolo di direttore di gara il granitico Andrea Badolato. Ciao Andrea. Ciao, ciao, anche tu per uno scherzo, eh. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Cominciano ad essere tante le stagioni, vai in pista Emis. Comincia un po' di azione intanto sul circuito di Zandvoort, va in pista Emis, già in pista Greek, insomma 14 minuti da vivere per questa undicesima qualifica stagionale sul roller coaster olandese, un GP, un tracciato incredibile, lo andremo a scoprire. Quest'anno adattato anche nei cordoli, già come vedete non solo esteriormente per quanto riguarda il richiamo alla bandiera olandese, ma anche sulla mera conformazione del cordolo e delle varie punte, i vari agganci, alcune delle trappole che trascinano via. Insomma, chi ha cominciato a girare in settimana si è reso conto di che è un tracciato estremamente ancora più insidioso rispetto agli anni passati. Dicevo di una Prime che arriva qui dopo un Gran Premio del Belgio incredibile, visto tre piloti, soprattutto nell'ultimo giro, tre piloti con tre forature, insomma drammi sportivi per chi era risalito sul podio come Emis dopo una grande rimonta, chi ha perso la top 5 come Upip negli ultimi chilometri veramente, e chi invece ha fatto la scelta giusta recuperando tantissime posizioni a poche curve dalla bandiera a scacchi, confermata dal referto della direzione di gara, la vittoria con giro veloce tra l'altro da parte di River Marathon davanti a Crick e Ruggio che salva il podio all'ultimo giro, così come Robby che insomma schivando i detriti di questo folle finale è riuscito ad ottenere la quarta posizione ed il suo miglior risultato per questa ennesima stagione di Prime League. Tartaruga che chiude la top 5, qualche punto per Tex ed Alex, spesso in battaglia tra l'altro tra di loro, e chiudono i 7 arrivati al traguardo, perché poi cominciano coloro che hanno azzardato a continuare con la gomma intermedia nel mentre che la pista negli ultimi due giri si era asciugata. Troviamo un Aspaz in ottava posizione che è arrivato come uno skateboard su due gomme essenzialmente sane, tra l'altro non è propriamente arrivato, si è fermato alla bus stop, ha aspettato l'autobus per arrivare fino alla bandiera a scacchi, però da regolamento FIT ha completato il 90% di gare. Quindi attenzione, ritirato Crick. È stato purtroppo un misunderstanding tra Crick e non ho visto l'altra vettura purtroppo, ma è un mezzo disastro, quindi è successo un mezzo disastro tra Crick e un'altra vettura, forse Upip, una Aston Martin, no, è lontano, forse Ezio che spesso purtroppo non si è segnato da dei colpi di lag. Alla penultima curva abbiamo visto insomma l'indicatore della sua vettura, è già un enorme colpo di scena insomma per Crick che dicevamo secondo. Chiudiamo un attimo il capitolo belgio di questo arrivo con Aspaz come da regolamento, come detto, classificato. Emis che è stato il primo ad avere la foratura è andato a muro all'Urush, è una situazione incredibile con Upip che era andato in testa coda Urush, la salita è talmente, ha forato la posteriore destra, quindi quella di trazione, la salita era talmente elevata che non è riuscito più ad andare avanti, la vettura è scesa, è stato squalificato. Forse si poteva fare qualcosa nel post gara, ma doveva ovviamente essere per primo il pilota ad aprire la disputa contro il gioco, ma giusto ecco per raccogliere uno o due punti diciamo. Detto ciò, vi mando insomma un'impressione della classifica per quanto riguarda il campionato piloti, che insomma si parte già ovviamente con un colpo di scena visto il ritiro essenzialmente dalla sessione di qualificazione da per Crick, leader del campionato con e rapidamente 49 dovrebbe essere su River, 64 su Ruggio, praticamente invece 4 gare all'incirca di ritardo nei confronti di Emis, che con Tartaruga si gioca la zona finals con parecchio margine invece rispetto agli inseguitori Upi per Robba e Robby, pardon, lotta per chiudere i primi 10 della classe invece c'è tra Tex, Alex ed Ezio, separati da 7 preziosi punti, visto che non è sempre facile conquistarli qui in Prime. In sovrimpressione anche la classifica per quanto riguarda il costruttori, che insomma vede una McLaren avere due prime punte essenzialmente, una delle coppie più rapide con Crick e Tartaruga, quest'ultimo soprattutto cresciuto molto dopo la pausa natalizia, e quindi team con il color papaya che occupa la vetta con due gare di vantaggio su Red Bull, Ferrari, Alpine ed Haas, che chiude la top 5. Andrea, io ti volevo domandare le aspettative per questo GP, visto che in Belgio c'è stato una sorta di colpo di reni da parte di River. Insomma, si parte subito con la possibilità di River che deve ottimizzare questa situazione particolare. Sì, sì, diciamo che già questo è un colpo di scena, però abbiamo già visto, non sarebbe la prima volta che Crick deve recuperare, diciamo, dalle ultimissime posizioni. Poi stasera la griglia è un po' più scarna,
per diversi motivi, quindi io credo che il pilota McLaren abbia grandi possibilità di poter ambire almeno al podio, non so se sei d'accordo. Certo che River e Ruggio, in particolare anche Emis, secondo me dovrebbero cercare di, non dico di fare gioco di squadra perché sono di scuderie diverse, però magari inizialmente, salvo safety car, di cercare di prendere un po' di margine su su quei piloti che potrebbero, diciamo, dare qualche problemino almeno all'inizio a Crick. Sì, ovviamente è l'obiettivo minimo, immagino, in questa stagione per River in ogni GP, da qui insomma fino all'ultimo appuntamento ad Abu Dhabi. Hai detto bene, diverse assenze, Tartaruga nell'ultima ora, Leopardo, io tremo un po', diciamo, per quelli che sono arrivati a quota 6 con Osvaldo Potta e Giancine. Osvaldo dalla Spagna essenzialmente non lo vediamo, quindi essenzialmente novembre, se non vado errato, è da un po' che sì. Ci mette comunque una testa nella direzione gara, poiché al momento non è in pista. Eccolo, scende adesso in pista in questo momento il russo 93, che lo avevamo già conosciuto sul finire della stagione 2021, anche in quel frangente tramite wildcard. Anche questa sera dalla lista wildcard viene pescato sott'ordine, da, fortunatamente, da parte della direzione gara. Ci sarebbe ovviamente anche Biagio, però per impegni questa sera non è potuto essere presente. Si proverà, insomma, a rimpolpare ancora di più la griglia con il proseguo dei campionati FIT. Campionati FIT che ovviamente Premier League, categoria cadetta al 50%, vedremo quello che riusciranno a regalarci sul roller coaster olandese. Magari rimaniamo con, cioè, dovrebbe essere già nel suo giro Ruggio, quindi spostiamoci con Ruggio che sta arrivando sul finire del circuito. Ultima curva parabolica, tra l'altro da quest'anno parabolica non sopraelevata, perdonatemi, da quest'anno l'ala mobile del DRS si può aprire ancora prima di entrare in quest'ultima curva, quindi si raggiungeranno sicuramente velocità più elevate. Sono curioso di capire in gara se si perde così tanto carico e c'è il rischio di eventuali testa coda. Magari in Master, che è una gara a trenino, potremmo anche vedere qualche pilota che, per non prendersi dei rischi, decide di non aprirla ancora prima dell'ultima curva, ma essenzialmente magari sul rettilineo principale per avere un po' di sprint. Ruggio si avvicina alla migliore prestazione per il momento fatta registrare da River Marathon in un primo 9 secondi e 638 millesimi. Questa del record in pole è una statistica che mi sono andato a recuperare, perché quest'anno è particolare il fatto che, nonostante su F1 2020 le vetture con più aerodinamica permettevano dei tempi ad oggi in alcuni circuiti inarrivabili, un primo 9 secondi 230 millesimi è il record proprio di quell'anno fatto registrare da Pozluca. A livello di tempi quest'anno ci si può arrivare, prova a tempo si va sul 7, ovviamente la tensione della gara, i ragazzi della Prime, mi aspetto però che possano arrivare ad un 9 basso e magari insidiare questo particolare record di Pozluca registrato nel capitolo 2020. River credo sia un giro di rientro, questo per lui procede blandamente, sta recuperando sì, sulla sua batteria. Upip per il momento un buon terzo. Spazio lo daremo ad Alex Pilotino, perché anche Alex, non mi sono uscite le notifiche, sovraimpressione. A me è uscita la notifica, ma non ho capito cosa è successo, nel senso che non ero su di lui. Lui o è andato a sbattere da qualche parte, perché non in stanza mi sembra che è in lobby, quindi vedremo. Non so cosa si rischierà. Credo il dover ricreare. Se ha abbandonato, ecco, è sempre questo il problema. Prima c'era, si è ritirato oppure abbandonato. Adesso noi leggiamo abbandonato. Non so se è la disconnessione o il ritiro. Dovrebbe essere ritirato. Credo che sia ritirato, perché risulta trasparente. Sì, sì. In questi casi. Sì. C'è Emis nel suo giro. Lo andiamo a seguire. Il pilota che, insomma, dopo la vittoria in Ungheria suonava la carica, tentava di rilanciarsi in campionato, ma sono troppe le quattro gare che accusa quando siamo nel corso dell'undicesimo, quindi entriamo in una sorta di ultimo terzo del campionato. Sul traguardo Emis per avvicinarsi al tempo di River Marathon, ma non è sufficiente. Quattro decimi ancora accusati dalla migliore prestazione, credo sia ancora sull'1.10, mentre River e Ruggio sono riusciti ad andare sull'1.9.7 invece dovrebbe essere il decimo da parte di Ruggio per quanto riguarda i suoi tempi. Vicine le due Aston Martin con Upip, che anche egli dovrebbe essere nel suo giro. Accusa un decimo dalla sua migliore prestazione, dalla migliore prestazione in realtà in assoluto, nel primo settore.
al momento occupa la quarta piazza, vorrà sicuramente riscattarsi della situazione particolare, insomma, avvenuta tra Urus e il Radiglione. Sul traguardo anche lui per migliorarsi, scende dal secondo che accusava in precedenza, arriva ad 8 decimi dalla pole, decisamente lungo qui, ma dovrà essere questo un giro di riposo. Ci domandano dalla chat se era River il pilota che si è ostacolato con Crick. Non credo, perché almeno dalla minimappa era abbastanza lontana la Red Bull e forse era più vicino alla Aston Martin, però ecco, non siamo arrivati tardi, potrebbe essere, non sono sicuro. Sì. Telecamera anche per Robby, che continua la sua marcia inesorabile verso la 200esima gara. A meno di assenze dobbiamo preparare le candeline quando con i campionati fit andremo a Singapore. Abortisce il giro Robby. Allora torniamo su Ezio, che anche lui, almeno dalla traiettoria, non sembrava così pulita. Trova Tex, che fu infrenata alla chicanza di fa da parte, dà un po' di fastidio, ma non dovrebbe, insomma, avere troppo da recriminare, spero. Tex, insomma, non la migliore delle manovre, poiché si compromette totalmente il suo giro successivo. E anche Nappat sta facendo manovra, che è andato per un po' per prati, quindi ora ha ripreso la vettura. Sul traguardo Ezio per sovravanzare proprio Tex. Ubip invece dovrebbe essere il suo giro di rientro, quindi per il momento ultimi minuti con i piloti che tornano in box particolarmente calmi. È un, così come abbiamo visto in Ungheria, tracciato estremamente tecnico, i 4 km, 200 metri e qualcosa, dovrebbe essere 59 del tracciato di Zandvoort, oltre al fatto livello storico, che il T1, anche mezza parte del T2 ricalca ancora, sebbene ovviamente aggiornati per questioni di sicurezza nelle vie di fuga eccetera eccetera, ricalca i fausti del tracciato originale. Poi la curva che è andata ad affrontare in questo momento Ezio in realtà proseguiva con un rettilineo, si tuffava nel bosco dove adesso c'è una zona residenziale, e dicevo, è uno dei tracciati più tecnici, che più andrà a stressare lo pneumatico, non tanto a livello di temperature ma per una mera questione di usura, ed è uno dei tracciati, così come dicevo di nuovo per la terza volta in Ungheria, dove vedremo differenza tra le categorie al 50 e al 100%, perché per questa sera al 50 ci si aspetta, a meno di pioggia o safety car virtual, insomma fattori esterni, ci si aspetta la singola sosta media, soft o in viceversa, perché il delta, almeno dalle previsioni marchiate Codemaster, è soltanto di un secondo, quindi non dovrebbe creare troppi problemi. Sarà più una questione di traffico, sebbene con 11 vetture in pista si può ragionare abbastanza rapidamente senza dover perdere troppo tempo proprio con il traffico. Nel mentre che invece al 100, insomma, senza troppi spoiler, almeno dalle previsioni del gioco ci si aspetta quasi di fare due, anche più soste, più di due soste, quindi sarà molto interessante seguire quello che sarà l'evoluzione con i campionati fit nel corso della prossima settimana, che ovviamente da lunedì ripartiranno con la Sport League, la Pro al martedì e la Master League al mercoledì. Il primo a far registrare un tempo in questo suo ultimo run sarà Emis. Andiamo a seguire il pilota Alpine. Spazio anche a Ruggio, anche per una statistica, poiché uno dei pochi piloti esordienti in Prime che nella sua gara d'esordio ha ottenuto la pole position. Lui ha corso la sua prima gara su Formula Italian Team lo scorso anno qui in Olanda, proprio da wildcard, ed essendo moderato con la Haas, quindi motorizzato Ferrari, magari questo fil rouge che lo porta adesso in questa stagione sul cavallino rampante di Maranello, e ha ottenuto proprio la pole position, uno dei pochi piloti militanti che è rimasto in Prime della passata stagione, oltre River Marathon, Emis e anche in realtà Robby, Ezio, Naspaz, ce ne sono diversi, innesti diciamo quest'anno, ma sì. Fa bene per la categoria magari creare questo filo eventuale nelle statistiche. Attendiamo Emis per il suo ultimo tentativo alla prima fotocellula dopo queste rapide due curve, prima verso sinistra e poi verso destra. Vado ad aggiornare il Tracker Lifetime, che anche voi potete seguire andandovi a registrare sul nostro sito www.formatrainingteam.com. Fatica ad arrivare il tempo così. Come, Andre? No, dicevo, il primo intertempo di Emis 25 si sta anche lampeggiando, quindi probabilmente ha alzato Emis. Seguiamo Ruggio, che
fa almeno registrare la miglior prestazione nel primo settore. In precedenza arrivavano, sì, insomma, in pressione i tempi, adesso faticano un po'. Eccoli, arrivano in questo momento. 2493 per Ruggio, che esagera qui, pizzica l'erba. Un errore che abbiamo visto anche lo scorso anno da parte di Luca Bigno in Sport League, mentre che dava la caccia al titolo conteso con Shumi Legend. E quindi momentaneamente la pole rimane nelle mani di River Marathon. A meno di un grosso balzo in avanti da parte di Upip, sarà difficile per altri piloti tentare l'attacco. Il rosso decide di rimanere in box, quindi risparmia un treno di gomma morbida. Dato in pista anche Robby, che paradossalmente no, invece torna ai box Robby, che magari poteva tentare di migliorarsi questo mezzo secondo per insidiare la top 5 e mettersi davanti al rosso. C'è anche River nel suo giro. Piccolo errore nel secondo settore, non so se gli conviene a questo punto continuare oppure andare a box. Non farebbe male effettivamente risparmiare questo treno di gomma, a meno di un miracolo da parte di Upi, perché non arriva nel T1, è complicato. Emis sta facendo un secondo giro, attenzione a Emis che sta togliendo un decimo, quindi allora per River credo sia saggio almeno tentare di chiudere questo giro e togliere qualche decimo prezioso. Emis per il momento potrebbe, oddio, ci vuole un miracolo nel T3 per andare ad attaccare la seconda posizione. È lì sul filo con Ruggio, vediamo se addirittura riesce nella pole, perché sta tanto stretto qui all'ultima curva. Ha fatto davvero un ottimo T3, Emis sul traguardo per farcela di soli 28 millesimi. Che grande ultimo giro per Emanuel Nardacci, che vola in prima posizione, pole position per lui. Teniamo Ezio per eventualmente migliorarsi. Davvero gran bel giro per Emis, che ottiene quindi la sua seconda pole stagionale. Dovrebbe essere, vado a recuperare il dato, dovrebbe già aver ottenuto la pole, sì, nel round inaugurale in Bahrain. Arriva a quota 2, stacca quindi Osvaldo Pot, Ruggio e River, che sono, rimangono fermi a quota 1, più lontano Crick con 6 addirittura pole position per il momento guadagnate nel corso di questa stagione, di cui 3 consecutive. Insomma, ha ottenuto un trittico Spagna Silverstone Austria, dove ha ottenuto altrettante vittorie. È davvero impressionante lì, ha fatto un grande balzo in avanti Crick, in particolar modo sul passo in Spagna. Salutiamo la chat, buonasera Preppi, buonasera Ricky, che tra l'altro vinse l'edizione del 2021 con la del 2022 con la Prime qui in Olanda. E attimo di pausa, lag di Naspaz ci segnalano, sì, lo avevamo notato, speriamo si riesca a sistemare tutto. Breve stacco pubblicitario, poi torniamo con il Gran Premio della Premier League qui in Olanda. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch. Infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo, ma Luca sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo, ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto, ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento, o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Di nuovo in diretta con il Gran Premio d'Olanda della Premier League. Ma io, le strategie erano interessanti. E invece no, viene giù il diluvio in quella di Zandvoort a bagnare gli 11 piloti che si andranno a sfidare in questo 11° round con la stagione 2023-2024 della categoria cadetta al 50%. Vi mando in sovrimpressione la griglia di partenza, ennesima pole position della carriera per Emis. Fatica un po' ad arrivare, dovrebbe stare arrivando in questo momento, per snocciolare quella che sarà la griglia di partenza dalle ultime posizioni. Cominceremo dall'11esima
un po' di fatica andando anche per i piloti che cercano il limite su, insomma, magari i primi chilometri che vanno anche ad effettuare in queste condizioni su questo tracciato. Non sembra arrivare la grafica in sovrimpressione, fa un po' di fatica. Ve la leggo dal live timing con Crick, leader del campionato, in undicesima ed ultima posizione. Eccola, non appena mette pressione Lopez che ha riavviato tutto e funziona. Allora Crick, leader del campionato, in undicesima ed ultima casella a scattare, avrà una cascata d'acqua in faccia a lui. La quinta fila è con Naspaz e Tex, se le sono suonate insieme anche ad Alex Pilotino in quel del Belgio. Alex Pilotino che scatterà proprio dall'ottava posizione, Robin in settima che viene dalla sua migliore prestazione in quel di Spa-Francorchamps, il rosso wildcard in Alfa Tauri in sesta posizione, ed Ezio buona qualifica in quinta casella, ha fatto un ultimo settore, un ultimo giro, tentativo davvero molto positivo. L'altra Aston Martin è quella di Upip in quarta casella, Corrugio in terza posizione, prima fila con River Marathon ed Emis alla sua seconda pole position stagionale. Tutti quanti in pista su gomma su gomma full wet, pardon, fatta eccezione per Upip che è l'unico che va sull'intermedia, questo poiché almeno dal live timing questo scroscio pesante di pioggia è dato per i primi 5 minuti e quindi tenta di sopravvivere in questi primi chilometri per poi risparmiare essenzialmente una sosta. Il pilota Aston Martin che sarà ovviamente da tenere d'occhio quindi per una eventuale modifica e anche grande colpo strategico. Tra pochissimo il via allora dei 36 giri per un totale di 153 km ed oltre, la griglia di partenza si sta andando a comporre, semafori che si vanno ad accendere, telecamere che non aiutano almeno in questo frangente, nel mentre che si scatena il diluvio sul via dell'undicesimo round della stagione 2023-2024 con la Prime League. Upip, vediamo come si muove con l'intermedia, fatica ovviamente, viene già attaccato Emis al centro della carreggiata, viene insidiato a River Marathon, prova ad andare all'esterno Rugio, ancora lì all'esterno Rugio, nulla da fare, gira davanti a tutti River Marathon, Upip riesce a mantenere uno ottima quarta posizione, ha faticato i primi metri, poi con il progressivo smaltimento dell'acqua sulla traiettoria più pulita della carreggiata è riuscito ancora a difendere la posizione. Un po' di lotta lì alla 3 tra River Marathon e Demis, prova ad infilarsi Ruggio in un posto davvero pericolosissimo viste le alte velocità. Già l'anno scorso c'è stato un pesante incidente, perdon, non l'anno scorso, nel 2021 ci fu un pesante incidente per la Premier League e per un pilota che era contendente al titolo con Leutz, che ebbe un 19esimo, 20esimo giro davvero terrificante, con prima un contatto alla prima curva e poi in quel frangente un devastante incidente che coinvolse numerose vetture. Fatica Upip, si apre subito ovviamente il delta tra i primi tre che provano a scappare, dietro di Upip immagino grande bagarre con Crick che è già in sesta posizione, un primo giro folle per Crick che ha già preso 5 caselle, lotta con, appena ci allontaniamo Ruggio e va profonda la staccata, la chicana ha preso davvero tanti metri a Emis che magari non se l'è sentita di affondare il colpo. Crick ha provato l'attacco nei confronti di Upip, fatica per il rosso invece che scivola, qui alla chicana davvero tante difficoltà per diversi piloti, sono andati in testa coda anche Naspaz e Tex, ha perso davvero tante posizioni il rosso dovendo fare questo taglio. Si va sul traguardo almeno primo giro con Ruggio davvero insidioso nei confronti di River Marathon, no, si aggiorna il distacco, ci veniva segnalato 34 millesimi, questo è quasi un decimilo, sebbene in frenata arriva davvero sotto l'inseguitore di Crick che intanto va a sopravanzare anche Upip e sale in quarta casella. Grandissimo primo giro da parte di Crick, che è ovviamente il pilota ad aver guadagnato più posizioni rispetto a tutta la carovana dei ragazzi della Premier, che sebbene con qualche difficoltà nel T1, nella chicane del T2 del T3, pardon, si sono comportati insomma abbastanza bene, tanta lotta soprattutto, nonostante ciò, e le condizioni meteorologiche, nonostante ciò sono stati davvero bravi ad uscirne credo quasi tutti indenni dal live timing. C'è un leggero danno all'ala Ferruccio, in realtà ci viene segnalato ora, ma molto leggero, si va una pista abbastanza carichi, quindi sì, Upip sta faticando e non poco. Presta invece Emis nei confronti di Ruggio, che forse in questo momento ha una difficoltà più psicologica con questo leggero comunque danno all'ala sulla paratia di sinistra, effettivamente può far fatica nelle due curve rapidissime verso destra, sebbene in questa fase, come detto in precedenza, si va più calmi vista la pesante acqua che si sta battendo sul circuito di Zandvoort. Bandiera gialla nel T3 per un contatto presumibilmente tra Alex Pilotino ed il rosso, entrambe le vetture ripartono apparentemente senza danni, almeno estetici, speriamo che anche a livello di fondo, side, podali posteriori siano ok entrambi i due piloti che ripartono in ottava e nona posizione. Per il momento non viene segnalato nulla anche dal live timing, quindi buon per loro, speriamo magari un contatto di gara
che in queste condizioni può nascere, magari chiudersi sotto la bandiera a scacchi con una vigorosa pacca sulla spalla. 3-4-3-3-3-2, sì, rientra qualche decimo importante Crick nei confronti dei primi tre che provano a scappare. Ennesimo testa a coda, questa volta per Tex, alla prima curva, condizioni davvero insidiose, la pit lane è ancora più allagata visto che non stanno transitando in quel frangente le vetture. Dovrebbe stare attento Mylander nel caso venga chiamato in pista. Qui nel T2 viene fuori la fiducia di Emis per un grande ultimo giro in qualifica e magari il piedino tenuto un po' più in su sull'acceleratore da parte di Ruggio, visto che lui è andato in testa coda proprio in quel settore nel suo ultimo tentativo di attacco alla pole. Ci sta anche che, come detto, magari questo piccolo leggero danno per Ruggio sta mentalmente privando, insomma, di quei decimi preziosi per tentare di arrivare a Marco. Errore di Upip che è arrivato leggermente lungo. Upip deve almeno restare nei 20 secondi. Attenzione al ritiro di Alex Pilotino. Concede virtual safety car. Attenzione a chi è già passato sul traguardo. Mentre che abbiamo visto anche il testa coda di Naspaz alla staccata della chicane. È una buona carta. Fossi Nezio, Robby, mi fermerei visto che la pioggia veniva data pesante per 5 minuti. Robby con una laggata va al sorpasso. Passa a tutti, Robby. È diventata safety car, tra l'altro. Safety car è diventato, sì. Robby con un colpo di lag è andato al sorpasso di Ezio. Forse vedevamo qualcosa diverso con Ezio magari in difficoltà. Safety car che quindi neutralizza la il tentativo di fuga da parte di River, Ruggio ed Emis nei confronti di Crick. Un delta che era tra i 5 secondi e mezzo / 4. È una grande carta per Upip che ora obbliga tutti quanti i piloti a doversi. In realtà perde una ventina di secondi di sosta, sebbene il delta si stesse aprendo pesantemente tra di lui e i primissimi della classe. Dovrebbe guadagnare la track position, quindi la prima posizione, quindi in queste condizioni non avere la cascata d'acqua davanti a lui potrà dare una mano. Certo è che sarà anche il primo esploratore, diciamo, e statista delle eventuali condizioni del tracciato. Condizioni della pista ottimali a quanto meno Mon Lopez. Buonasera Lore, mi sento che sarà così anche martedì. Ricky, guarda, credo Lore non se lo auguri. Pronti, grande festa in casa olandese, soprattutto per l'avatar olandese del buon Lorenzo Damorri, che si prepara a festeggiare la 200ª gara su Formula Italian Team. È arrivato alla... adesso è uscita la grafica su impressione del ritiro da parte di Alex Pilotino, o almeno quella segnata a Codemaster. Vediamo come si muovono River, Ruggio ed Emis, se decidono di andare ai box per andare sulla gomma intermedia. No, non lo vedete per il momento, lo preparo dopo questa grafichina. Vai box Ruggio, River ed Emis continuano, box per Ruggio, continua Crick, ovviamente continuerà Upip, sebbene insomma a marci, no, in realtà Robby dietro lui è abbastanza vicino, continua anche Robby, Ezio, sono in tanti a continuare che non si fidano per montare la furgonetta. La intermedia ha messo un'altra furgonetta Ruggio, davvero non capisco questa scelta perché perde la posizione di attacco nei confronti di River Marathon, va in settima casella, il rosso è lì, non so se deve rispettare il delta, credo riesca a prendere la posizione o riesce a rimanere davanti Ruggio. Riesce a rimanere davanti Ruggio, probabilmente rosso doveva rispettare il delta time, perché non hanno ancora preso la safety car questi piloti. C'è un gap ancora tra Upip ed i primi tre che si sono accodati a Mylander. È particolare la scelta di Ruggio, che ha deciso quindi sì di fermarsi ma di andare a montare una gomma full wet nuova. Non c'era questa usura così non la... sì, anche perché si va a mettere comunque in una situazione di scomoda, perché deve comunque superare qualche pilota e là davanti vanno forte. Safety car che rientrerà in questo giro, quindi nemmeno il tempo ai piloti per riaccodarsi completamente, quindi Ruggio rimane lontano, arriva adesso lì la Aston Martin di Ezio, ci sono 4 secondi tra Ezio e Ruggio, magari sarà compito di River, eccolo arriva in questo momento Ruggio, compito di River cercare di ripartire il prima possibile, ma fa in tempo ad accodarsi quindi il pilota in vesti Ferrari. Come avete visto in precedenza del live timing, c'è un danno al diffusore per Robby, non vorrei che sia stato generato da quella laggata che abbiamo visto in precedenza quando è iniziato il regime di safety car. Sarà complicatissimo per lui
proseguire questo GP, soprattutto in queste condizioni. Ripartenza che avverrà quasi sicuramente al termine di questa sopraelevata, per non prendersi rischi viste le condizioni. Ondeggia ancora un po' River Marathon, sembrava voler partire, genera del caos lì nelle retrovie. Abbiamo visto una rossa spostarsi, dovrebbe essere quella di Ruggio. Bandiera verde si riprende con il Gran Premio d'Olanda e la Premier League 2023-2024. Gira davanti a tutti i River Marathon. Era particolarmente vicino a Robby nei confronti di Upip, forse per un lungo, vista la posizione non esattamente consona alla traiettoria. Sta zoomata lì dietro a parte delle telecamere. Codemaster è ancora una volta artistica, definiamola così. Tenta una traiettoria esterna intanto a curva 4 Ruggio per provare a sopravanzare Ezio. Esce fortissimo qui sul veloce, leggero contatto tra i due. Altra spallata nel mentre che si va verso curva 8. Alla fine riesce a rimanere davanti Ezio, che cerca, no, ritiro per Crick, incredibile, leader del campionato fuori, nel mentre che l'avversario è in prima posizione. No, non ci credo. Ah, ok, è Robby. Sarebbe stata una gufata istantanea, perché una Red Bull in testa coda poteva essere quella di River Marathon, che invece è ancora saldamente al comando. Tra l'altro Robby è andato in testa coda nel mentre che era cominciato il regime di safety car, un inizio di Gran Premio d'Olanda con la Prime estremamente, in realtà era finito via bene al primo giro, poi hanno cominciato a sbottonarsi i ragazzi. Questa pioggia pesante evidentemente non sta aiutando. C'è anche da dire che immagino che quasi tutti i piloti siano andati su dei setup da asciutto, poiché questa pioggia è prevista per questi primi 20 minuti, credo 15, ah, anche 30 minuti. Magari qualcuno ha puntato ad un setup più carico, ma per fare quei tempi in qualifica, insomma, si viaggia mediamente carichi qui. Non so, grande occasione per i grande occasione per River a questo, anche per Ruggio tutto sommato. Sì, per entrambi c'è una grande occasione di riaprire un campionato che dalla Spagna sembrava decisamente in direzione per Crick, visto il passo dimostrato. Proprio intanto torna in box, forse è il primo a passare alla mescola intermedia. No, di nuovo mescola da full wet. No, invece vediamo che si aggiorni, facciamo prima a vederlo dal gioco. La gravità di pressione fa un po' di fatica. No, di nuovo full wet per Robby, quindi pioggia pesante che ancora non si allontana dal tracciato. Essenzialmente siamo sulla spiaggia qui a livello di posizione geografica. Forte vento nella realtà, nel gioco non credo vada ad influire così tanto. Sul mare del nord, se non vado errato, ci si dovrebbe affacciare adesso. Castroneria geografica, credo sia il Mar del Nord. Mi sa contatto con Emus, Antonio Giuliana, non ho fatto caso, mi sembravano tra i 2-3 decimi abbastanza lontani, però ci può stare che un eventuale testa coda o semi testa coda da parte di Emus, insomma un'incertezza da parte del pilota alpino, possa aver tradito un Crick che questa sera non ha potuto fare solo i primi 5 giri di gara, 3 2 sotto safety car, e insomma ne esce sicuramente con qualche graffio in più la sua McLaren da una serata che sembrava poter cominciare ad essere una sorta di inizio del countdown verso Abu Dhabi. Ma nulla da fare, occasione quindi per River Marathon di far fruttare questo GP, tenere Emis dietro di lui il più calmo possibile, gli eventuali outsider di per la puntare la vittoria di tappa, ok, diciamo li invitiamo a star calmi per insomma non forzare troppo le manovre. Già è stata una serata rocambolesca, bisognerà anche vedere quanto è accaduto in qualifica. Insomma, il ritiro di Crick è stato abbastanza particolare, non abbiamo avuto modo di vederlo, ma almeno dalla posizione sulla minimappa ci deve essere stata un'incomprensione con qualche altro pilota. Vedremo insomma come proseguiranno questi ancora diversi giri del Gran Premio d'Olanda. 28 ancora a disposizione, con 9 piloti in pista. Robby ha una mescola full wet fresca, così come Ruggio, rispetto a tutti gli altri piloti che vanno con la stessa gomma con la quale sono partiti, tra cui c'è anche Upip in terza posizione, che ha differenziato rispetto a tutti gli altri, ha deciso di partire con una mescola intermedia che ormai dovrebbe essere andata in temperatura, e finché sta sulla traiettoria ideale dovrebbe accompagnarlo senza troppi problemi all'eventuale sosta a questo punto per la vittoria finale di questo GP. Upip è un serio candidato insomma rispetto a River Marathon, visto che è saltato via Crick, che insomma sembrava riuscire e avere le possibilità di risalire con grande forza, visto l'effettivo
ottimo primo giro dove è andato a guadagnare 5 posizioni e poi un po' alla volta, un decimo alla volta, stava cercando di chiudere il gap nei confronti dei primi tre. Poi la safety car, la ripartenza dalla safety car che poi ha causato il suo ritiro. Safety car che spegne le luci in questo momento, allora ci prepariamo alla seconda ripartenza. Vediamo dove decide di tornare sul gas questa volta River Marathon. Quella precedente, mi permetto di dire, è stata un po' pericolosa, poiché ha deciso di fare qualche onda in più dopo la parabolica, ha generato un po' di caos nelle retrovie. Insomma, speriamo che i ragazzi siano quanto più attenti possibili dalla sesta posizione a scendere, poiché si trova essenzialmente un muro di vetture. Vediamo se la safety car è già entrata nei box e quindi rientra in questo momento. C'è da dire effettivamente che il T3 viene percorso davvero lentamente da Mailander, quindi non c'è troppo modo di prendere spazio per anticipare la ripartenza prima di questa parabolica, e allora si genera di nuovo una situazione molto pericolosa con i piloti chiamati a una forte attenzione, con Emis che è molto totalmente defilato dalla scia rispetto a River Marathon, che torna ora sul gas. Lì dietro Rugio con mezza vettura sull'erba va all'attacco nei confronti di Ezio, sfrutta tutti i metri anche oltre Rugio per andare a chiudere davvero un bel sorpasso in questa ripartenza. Sale in quarta posizione, ricordiamolo che ha gomma fresca, sebbene i giri di gara, soprattutto di spinta su queste gomme, non siano stati così tanti. Robby anche lui è riuscito a sopravanzare Tex in curva 1 e poi alla 4, forse anche prima, alla 3, preso la posizione nei confronti di Naspaz. Anche Robby ha gomma fresca, vediamo come si muovono allora questi piloti con uno pneumatico più giovane, sebbene, come detto, non ci sia stata tutta questa grande occasione per andare a stressare la gomma, forse non perfettamente in temperatura o fluido, smooth, River Marathon in questo T2 con Emis che si è avvicinato molto, o forse un setup a questo punto più carico, visto che anche nel breve primo stint che c'è stato prima della safety car, che è uscita per il ritiro, entrata in realtà per il ritiro di Alex Pilotino, abbiamo visto anche in quel frangente un Rugio particolarmente aggressivo, un Emis particolarmente aggressivo nei confronti di Rugio, che invece qui alla scia va leggermente lungo, perde qualche metro rispetto ad Upip, che sembra tenere botta soprattutto in trazione. Un po' questo è il tema fondamentale per Upip, per riuscire a difendersi in trazione e stare sulla traiettoria ideale per non portare troppa acqua sui suoi pneumatici. Ha fatto un po' di fatica lì alla ultima curva, particolare sopraelevata, si fa vedere con mezza vettura Emis rispetto a River Marathon, ma nulla da fare. Vediamo come si muove Rugio, non so, hai visto qualche colpo di lag in questo giro con Upip o Rugio? Perché forse hanno reso no, in realtà stavo guardando Robby, perché mi avevano segnalato un po' di un Robby ballerino, quindi stavo guardando lui in realtà. Forse a questo punto sono io che ho visto due leggeri colpi da parte di Rugio, molto leggeri per carità, però non perfettamente fluido anche il movimento di Upip, decisamente ballerino, quindi non aiuta nel dubbio, chiedo venia. Vedremo poi nel post gara se anche Upip o Rugio hanno registrato delle difficoltà di connessione in questa serata. Per il momento molto vicino Rugio, sempre negli scarichi di Upip. Onore a Robby che ha preso la posizione anche nei confronti del rosso, forse leggermente lungo qui Ezio, non almeno perfetto sul punto di corda. Molto vicino Rugio nei confronti di Upip, alla staccata della chicane va all'interno, no, decide di prendere prima i freni e non esagerare nei confronti di Upip, nonostante avesse l'interno, quindi la possibilità effettiva magari di forzare la staccata, ma evidentemente non se l'è sentita in questo frangente. Decimo giro in conclusione, un board con Rugio che cerca ancora il vappo nei confronti di Upip per la terza casella, sfrutta tutta la scia, si fa fuori dal vortice aerodinamico della Aston Martin, che però tiene davvero botta qui sul dritto con Upip che va all'esterno alla 1, sempre qui con Rugio all'interno, fa meno strada e riesce a chiudere il sorpasso alla Tarzan. Terza posizione per Rugio, a meno di un tentativo alla disperata da parte di Upip, che invece può permettersi di rimanere calmo. Ancora una sosta di vantaggio rispetto alla concorrenza, che essenzialmente è lì davanti a 2 secondi, quindi Upip assolutamente primo indiziato. Non dovrebbe tra l'altro star bruciando questa sua gomma, nonostante ci sia più acqua rispetto a quello che viene suggerito e l'invito insomma dell'ingegnere marchiato Codemaster a passare sulla mescola full wet. Qui un errore po' di fatica effettiva del titolo la fa. Errore di Robby.
Errore di Robby, che gran peccato, perché nonostante il danno al diffusore era risalito in sesta posizione, si stava comportando davvero bene. Riparte in settima casella, perso solo la posizione rispetto al Russo 93, quindi speriamo per lui possa riuscire a proseguire. L'anno scorso in Olanda si era ritirato Fara, sì, effettivamente l'Olanda contro testa coda intanto da parte dei Rosso 93, che ricede la posizione a Robby, gentleman agreement. Qui no, anche Ezio è andato in testa coda e quindi Robby da suo errore ottiene due caselle regalate, sale in quinta posizione. Occhio anche al costruttore, perché l'assenza di Tartaruga, lo zero di Crick anche per il costruttore può essere una serata davvero importante, quindi il proseguo dei vari, le varie classifiche, le varie sfide che si stanno delineando nel corso di questa prime. Abbiamo qualche istante per rimanere con Ezio ed il Russo per la bagarre tra la sesta e la settima posizione, anche la quinta, perché errore da parte di Robby in trazione alla Tarzan, si apre un eventuale varco per Ezio, ma nulla da fare. Il board di Russo 93 ci permette di vedere quanto banking c'è qui a curva 4, sebbene insomma nella realtà si punti a una traiettoria totalmente differente rispetto a ciò che vediamo del gioco. Mega incidente a 3 Ricky Bizzo, sì, quella che è stata la prime dello scorso anno, che aveva coinvolto Fara. Un 2020 invece anche lì il leader del campionato Post Luca ebbe qualche difficoltà, non ricordo se in quella gara, perché mi pare che il primo anno che c'è stato Olanda è stata tipo la quarta quinta gara del calendario, e ricordo la vittoria di Canino, che dovrebbe essere tra le ultime, credo. Come Andrea? Era dopo Spagna o prima, non mi ricordo. E allora sì, era nella prima parte del campionato rispetto a quello che siamo abituati adesso. Ruggio molto vicino intanto ad Emis, lotta per la seconda posizione con Emis che prova a difendersi. Ruggio sa che questi punti sono importanti, mentre che Emis tenta magari anche ad un risultato in questo, insomma, un risultato per la tappa singola. Come detto, purtroppo sono tanti i punti che accusa, ma tutti e tre devono guardarsi da Upi, perché rimane lì ad un secondo con la mescola intermedia. Tiene botta ormai il pilota Stone Martin, che se non commette errori si sta costruendo una importante cavalcata verso l'eventuale vittoria. Probabilmente la mescola intermedia non gli permetterà di arrivare fino alla bandiera a scacchi con un singolo treno, quindi anche lui dovrà fermarsi, ma eviterà, ecco, la fase, il passaggio da full wet e anche l'eventuale abituarsi da parte del pilota passaggio da full wet a mescola intermedia. Sta faticando Emis, che ha perso un secondo e mezzo rispetto a Ruggio, che va subito a pressare nei confronti di River Marathon. Emis a sua volta quasi si deve guardare nei confronti di Upip. A questo punto i piloti sulla mescola full wet, i primi tre. Quanto spinge Ruggio in trazione, errore da parte di Ruggio, testa coda, schivato da tutti con Emis e Upip che lo sopravanzano. Davvero un gran peccato per Ruggio, che così come in Belgio stava facendo davvero bene. Poi il testa coda avvenuto in zona Pucon lo ha allontanato dal DRS, la possibilità di giocarsi la vittoria. Accade lo stesso questa sera, 13 di 36, ancora lungo in queste condizioni, ha dimostrato di averne davvero tanta, però è un gran peccato anche perché lui ha la mescola nuova rispetto a tutti gli altri, quindi può starci che forse River e Demis stanno cominciando ad accusare il primo calo e stanno stringendo i denti fino a quando sarà il momento buono per passare alla mescola intermedia. Vedendo come va Upip, mi sento dire che è già un buon momento. Curva 4 con Emis che insegue River Marathon, ma a sua volta si vede negli specchietti la Stone Martin di Upip. L'altra Stone Martin, quella di Ezio, va all'attacco per riconquistare la top 5 nei confronti di Robby. Più lontani purtroppo il Rosso, Tex e Naspaz, vicini eventualmente Tex e Naspaz per battagliarsi insieme ad Alex Pilotino, amaramente ritirato in questo GP la top 10 in classifica generale. Sembra allungare Ezio nei confronti di Robby, quindi nulla di fatto. Come non detto, qui si riavvicina Robby, bandiera gialla nel primo settore con Naspaz in difficoltà, semitesta coda probabilmente qui alla 4, poi taglia sul prato sperando di non riportare dei danni al fondo e prosegue la sua corsa. Bandiera gialla questa volta nel T2 per, forse non ne ho la manca minima, forse Ruggio, che è ancora più lontano rispetto a prima. Sì, perché era a 14 ora, sì, dovrebbe essere lui. Forse un semitesta coda ripartito senza troppe difficoltà e soprattutto senza danni, questo fondamentale per il fondo. A livello di danni c'è stato un danno,
rispetto al, insomma, quanto eravamo rimasti in precedenza con il danno al fondo, al diffusore per Robby, adesso il danno arriva per Ezio. Il primo a fermarsi e probabilmente andare sulla mescola intermedia è Rugio. La banda verde sullo pneumatico targato Pirelli ci mostra, sì, eccolo qui Rugio, ci mostra e quindi decide di andare sulla gomma intermedia, che come detto stava ben funzionando su Upip. Attenzione qui, insomma, l'uscita dalla pit lane è facile prendere degli avvisi, va a pistare la linea bianca che delimita, insomma, la pit exit non dovrebbe, insomma, creare troppe difficoltà, anche perché era da solo, non c'era nessun pilota, quindi tutto liscio. Molto vicino Upip nei confronti di Emis, la Fulvetta a questo punto sta faticando e probabilmente verranno richiamati a box River Marathon ed Emis in questa tornata. Upip potrebbe tentare, in realtà forse gli converrebbe seguirli, poiché questa pioggia non dovrebbe portarci fino alla bandiera a scacchi, quindi non so quanto convenga provare ad allungare questa mescola intermedia fino a quando non andremo alla mescola Slick. Si difende intanto River Marathon, che aveva visto Emis avvicinarsi rapidamente qui sul rettilineo principale. Allora, non buona per lui la linea nella prima curva, si espone in trazione a forza un attacco da parte di Emis, che a sua volta deve guardarsi da Upip. Davvero tutti e tre molto vicini, fase di gara molto pressante per River ed Emis in difficoltà con le gomme. Upip che prova a ritagliarsi un varco, ma questa prima sequenza è davvero complicato. Box anche Roby, il rosso fa linee totalmente differenti. Upip, nonostante ciò, la gomma tiene abbastanza scomparse anche, insomma, i laghi che si erano formati dalla, fuori dalla traiettoria ideale. Si vanno a fermare anche Tex ed immagino un Aspaz, che anche lui deve aver avuto delle difficoltà visto che è ad un secondo da Tex. Adesso lo ritroviamo intorno ai 10. Trazione, scappa via River Marathon, allunga un po' di effetto elastico in realtà rispetto ad Emis, che invece si vede sempre vicino, quasi appoggiato all'ala posteriore della sua Alpine. La Aston Martin di Upip, che con questa gomma intermedia e le due safety car gli hanno permesso di pescare davvero un'ottima carta, che però adesso sta perdendo il suo vantaggio, perché in questa fase dovrebbe cercare il sorpasso rispetto a River Marathon, che va ai box, sembrava volersi difendere, invece rientra ai box. Upip allora prova ad attaccare nei confronti di Emis, che attenzione all'eventuale undercut rispetto a River Marathon, che gioca una buona carta per provare ad allungare. Va anche Rugio su Ezio, no, si è ritirato invece Ezio, poiché era una zona particolare, safety car per permettere a River quindi di uscire senza troppi problemi rispetto a Rugio. Anzi, attenzione, perché River si trova a Mylander, che affronta la pit exit proprio davanti a lui. Bisogna stare molto attenti ai movimenti che può effettuare in questo momento la Aston Martin. È una buona carta allora per Emis e Upip, perché si andranno sicuramente a mettere sulla mescola intermedia e andranno a prendere la prima posizione. Molto timido River Marathon qui su Mylander, fa bene saggio in questa mossa, nel dubbio sempre meglio girare più lontano possibile dalla safety car. Quindi buona carta, come detto, per Emis e Upip. Upip che, soprattutto perché mi sento almeno dire che stava perdendo il suo vantaggio, visto che era intrappolato lì dietro ad Emis, nonostante ne avesse in più di gomma, non riusciva nel sorpasso. Un peccato il ritiro per Ezio, poiché era lì in quarta casella, si stava giocando bene le sue carte. Arrivato il ritiro dopo la chicane, dovremmo essere intorno a curva 10-11. Per il momento proseguono tutti, ancora nessuno decide di fermarsi, non c'è il tempo per rimanere fuori e balzare direttamente alla mescola Slick, visto che sta ancora piovendo. Questa pioggia per altri 10 minuti accompagnerà i piloti cadetti al 50%. C'è margine ovviamente per andare ai box e montare la mescola intermedia, una mescola intermedia nuova, fa sicuramente comodo anche a Upip, che ha pescato bene, ecco, è stato l'unico a differenziare la gomma con la quale partire rispetto a tutti gli altri che andavano sulla full wet. Lui invece ha puntato all'intermedia, si trova comunque a giocarsi lì la vittoria, visto che ha anche dimostrato di avere un buon setup, di essere a posto con la vettura, non perfetto in qualifica, abbastanza lontano a livello di tempi, ma insomma, magari con questa pioggia può permettersi di rimanere lì.
puntata un setup più da bagnatore. Escono ovviamente davanti a River Marathon, che ha dovuto rispettare il Delta, ma comunque non è riuscito nel sorpasso in box anche Ruggio, perché in effetti lui non aveva ancora la mescola full da intermedio, era ancora su una full wet montata la prima safety car, se non vado errato. E adesso credo a cascata si andranno a fermare tutti. Invece no, il rosso continua. Il rosso ha già l'intermedio, quindi si è già fermato. Così come Robby, sì, questi piloti si erano già fermati prima della safety car causata dal ritiro di Ezio. Sottolineo il settimo posto di Tex, che 4-4 sta cercando di portare a termine, di eguagliare, se non ricordo male, il suo risultato migliore, che è proprio il settimo posto finora. Sì, un rocambolesco GP del Belgio, ma credo non abbia fruttato troppo lì, non mi pare. Si è andato meglio della settima casella. Se non smette di piovere, lui la mescola non l'ha smarcata, Bezzini Riccardo. Non c'è la mescola da smarcare quando piove, Ricky. Non c'è, è obbligo. Tranquillo. No. Anche perché o full wet o intermedia, non... la Cuba è... Nel momento in cui la pista è dichiarata bagnata, non c'è nessun obbligo. Ruggio aveva già la Inter, ma con 3-4 giri. Ah, è vero, ve l'avevo anche detto, che era uno dei primi piloti a partire su full wet e andare a mettere l'intermedia. Grazie mille, Max, che ha, insomma, scilla dal Belgio, ritirato dal campionato. Speriamo riesca al solito a mettere ordine negli impegni personali e poi magari eventualmente ritrovarci. Fa comunque piacere leggerti sempre in chat, Max. Saggia analisi. Ruggio aveva già l'intermedia ma con 3-4 giri ha potuto metterne una nuova senza perdere la posizione rispetto a Ruggio. È un peccato, insomma, che ci si ritrovi con soli 8 piloti in pista, ma comunque è stata una prima metà di gara davvero rocambolesca, diverse anche letture strategiche. Insomma, abbiamo visto Ruggio e Robby montare una mescola full wet nuova, stava funzionando, visto che Ruggio era riuscito a ritornare sotto a River Marathon, a pressarlo, attaccarlo, ma è andato in testa a coda in quel frangente. Robby anche si stava comportando bene nonostante il danno al diffusore. Upip fin dalla partenza ha deciso di optare per una mescola differente rispetto a tutto il resto della carovana, quindi un bel GP per il momento, non solo segnato dalle tre safety car che sono entrate a neutralizzare i distacchi tra i vari piloti, ma anche per gli errori dei singoli e le scelte giuste effettivamente fatte dai vari piloti. Che figura, giuro, questa non la sapevo. Tranquillo, Ricky, no? Anzi, se vedi che partiamo sulla slick, c'è una bomba d'acqua e poi torniamo sulla gomma d'asciutto, anche in quel frangente la regola dello scarto della mescola non vale, quindi gialla, intermedia gialla si può fare eventualmente, se viene disattivato il DRS però. Quindi, occhio a non fare scelte singole, personali, a dire adesso li frego tutti, parto con l'intermedia, se affigare al primo giro e tutte gialle, sono una volta. Lì in quel caso no, non credo funzioni. Poi magari funziona invece, conoscendo Codemaster, magari il gioco si attiva solo quando vede che calzi la mescola intermedia. Ennesimo giro dietro la safety car, dovrebbe essere il sesto che andiamo a percorrere dietro la Aston Martin di Melander. Aston Martin che tenta, insomma, qui Upip forse se lo poteva risparmiare, anche perché ha anche tagliato, credo sia arrivato un avviso. No, invece no, per me c'è stato il momento in per Upi, perché è una sorta di finta nei confronti di River Marathon e Ruggio per magari puntarli, portarli a pensare a qualcosa di diverso, ma la pioggia durerà per una decina abbondante di minuti, quindi sarà anche forse gli ultimi giri potrebbero portare i piloti a montare la mescola d'asciutto, ma... 5-6 giri forse, sì. Sì, probabile, considerando che insomma sulla full wet giravano il miglior tempo sul 25,7, credo riusciranno ad andare sul 23 con questa mescola intermedia, anche lo scarico di carburante magari si andrà sul 22, comunque sì, lì tra il 32-33 potremmo. Poi, insomma, il meteo è approssimativo, quindi non ne siamo mai totalmente sicuri. E anche questo è il bello, insomma, nonostante sappiamo ciò che può accadere, non ne siamo completamente certi. Questo aiuta. Mezzanotte stiamo qua, no?
preferirei evitarlo, Lore, almeno questo, anche perché dovremmo fare tutti i giri dietro la safety car, credo, per arrivare a mezzanotte, c'è un'ora e mezza ancora. Le safety della Pro recuperano tutte quelle della Pro mai uscite, ecco, l'ho detto, appuntamento a martedì, vedrete, 72 giri, 40 li facciamo dietro la safety car. Molto bene, Mylander spegne le luci della sua Aston Martin, quindi ci prepariamo alla ripartenza, la terza per questo Gran Premio d'Olanda con la Premier League, gruppo compatto dalla prima alla sesta posizione, si sta accodando in questo momento Tex, compagno di scuderia di Emis, che guiderà questa ripartenza, le due precedenti le ha fatte River Marathon dopo la sopraelevata, sembra fare la stessa scelta Emis per non correre troppi rischi e evitare anche, insomma, di trazionare in questo tratto che sicuramente non è facile sull'asciutto, immagino ancora di più in queste condizioni. Ondeggia ancora un po' Emis, decide di andare sul gas in questo momento con River Marathon che ha provato a sorprendere Upip, entrambi molto vicini i primi tre piloti in classifica per questo Gran Premio d'Olanda che riparte con Emis davanti a Upip, poi River Marathon e Ruggio che tenta un incrocio, buona riuscita da parte di River Marathon rispetto ad Upip, ma nulla da fare, più un inganno prospettico della telecamera posta in quel frangente di curva 3 dietro di loro, Rosso 93 chiude la top 5, poi Robby, Tex e Naspaz, con anche questi ultimi due che sono riusciti ad accodarsi vicinissimo in questo frangente River nel diffusore di Upip. River insomma si è trovato a guidare essenzialmente tre quarti dei giri percorsi finora, si è trovati a guidare in prima posizione tutta la compagnia dei piloti, adesso con questa safety car la vetta gli è sfuggita di mano, vuole ovviamente massimizzare visto il ritiro di Crick, ma non può nemmeno permettersi di prendersi troppi rischi, se è consapevole di avere passo può insomma non disunirsi troppo, tra l'altro non l'abbiamo nemmeno visto forzare effettivamente la manovra qui rispetto ad Upip in questo primo giro, quindi si è costretto ad alzare il piede, Upip è andato leggermente lungo nel richiamo alla chicane, qui anche per lui non buono il punto di corda della penultima curva, prova ad infilarsi Ruggio, c'è stato un leggero contatto anche due tre volte tra l'anteriore sinistra e la posteriore destra di River Marathon, ovviamente l'anteriore sinistra di Ruggio che qui verso curva 1 si fa vedere, all'esterno si può fare però era un po' troppo lontano in frenata, ci si può difendere eventualmente in una fase di bagarre, virtual safety car per forse Naspaz in difficoltà, qualche detrito o addirittura per la pioggia, non credo, insomma ci sono state condizioni molto più difficili, non ci sono, no, c'è un danno rosso addirittura, che cos'è il è l'ala per Robby, deve esserci stata forse una tamponata da parte di Robby al rosso che tuttavia non ha riportato danni al fondo o all'ala posteriore, o forse un testa coda da parte di Robby che si è appoggiato alle barriere tra curva 1 e 3. Virtual safety car quindi sospende momentaneamente soprattutto la bagarre che c'è stata lì davanti, con River che sta ovviamente pressando su Upip e frena un po' la corsa da parte di Emis che era sembrato poter allungare. Termina in questo momento il regime virtual safety car, bravi piloti a rispettare il delta nonostante fossero nel guidato che è dove va a generare un delle maggiori difficoltà il delta time da dover rispettare, nessun drive through, bravi ragazzi, si prosegue, un peccato per Robby che ovviamente andrà a perdere una sosta rispetto alla carovana, ma male che va, chiuderà in ottava posizione, tuttavia dimostrato che c'è il passo per provare a risalire, sembra diminuire la pioggia che si sta battendo mano a mano sul circuito di Zandvoort, quindi potrebbe anche venire fuori una differenza di setup, per il momento abbiamo visto un Ruggio davvero in palla nel guidato, forse un setup più carico gli sta permettendo di provare a mettere pressione a River Marathon che prova a sua volta ad andare all'interno di Upip, contatto e testa coda, questo non se lo poteva permettere River, tensione a rimanere lì che il cordolo è alto, fa manovra, ovviamente il ghosting funziona, crea del panico a Tex e Naspaz che finiscono larghi per evitarlo, è un gran peccato per River Marathon che è arrivato al contatto con Upip, insomma certamente Upip ha lasciato meno dello spazio, si è fatto un po' ingolosire in frenata, diciamo l'occasione c'era lì, è molto sì. Al limite è molto, sì, molto tirata per i capelli, sì. Fortunatamente nessun danno riportato dalla Red Bull di River Marathon che a 4 secondi da il rosso può insomma
permettersi, soprattutto visto il passo dimostrato nei primi giri, di almeno recuperare la quarta casella e magari sperare che lì davanti bisticcino per provare a salire sul podio. Deve uscire con almeno una decina di punti da questo GP River se vuole riaprire questo campionato. Certo, una manovra che, considerando il ritiro di Crick, fa un po' specie da parte di River, non so se sei d'accordo. Sì, soprattutto conoscendolo che è sempre calmo, mi sento dire che ci stava, era dentro bene la vettura. Adesso va all'interno anche Rugio e Upip anche in questo frangente lascia il minimo dello spazio. È particolare curva 1 perché può andare molto profondo per difenderti, Rugio invece fa una traiettoria decisamente più chiusa per lasciare davvero il minimo. Anche qui alla 3, alla 4 tira su un fortino Upip per difendere questa seconda posizione. Rugio pendolo in trazione, grande rischio anche per Rugio, insomma primo alleato per difendere la classifica piloti di Crick in questa serata. Upip che ovviamente punta al risultato, non è ancora salito sul podio quest'anno se non vado errato in Prime, quindi ha tutto il diritto di difendere questa posizione. Certamente River e adesso anche Rugio gliele staranno dicendo di tutti i colori, e in tutto ciò ringrazia Emis che sì, 4 gare dalla vetta adesso diventano 3 se la classifica rimane questa. Sì, anche se il problema è che sì, non andrà davanti sempre così comunque male a Crick, anche, sì, davanti c'è 3 piloti, è molto complicata per Emis. Molto, in questo momento la grafica in sovrimpressione, un'ottantina di punti andrà ad accusare Emis con questa classifica. Rispetto alla leadership di Emis è arrivato anche River rispetto al rosso, che sportivamente da wildcard si fa da parte, lascia strada a River Marathon. Di nuovo verso curva 1 lotta tra Rugio e Upip, con Rugio che prova a forzare verso l'esterno, la staccata di Upip non gli permette di difendersi come ha fatto in precedenza. Buona la trazione da parte di Rugio, ma Upip resta sempre lì, che gran trazione di Upip che nonostante salti sul cordolo, lì di solito il fondo va della vettura va a spanciare sul cordolo e trascina fuori, si è permesso essenzialmente una manovra da skateboard slidando sul cordolo in impostazione di curva 3. E grande difesa da parte di Rugio, che da parte di Upip sembrava fatta per Rugio per come aveva trazionato alla 1. Poi dall'esterno ancora una volta grande mossa da parte di Upip, che sì, ovviamente sta facendo infuriare Rugio, ma con classe sta difendendo una buona seconda posizione. Sembrava stare andando lungo qui nel complesso del T2, due curve molto lunghe, prima verso destra e poi verso sinistra. Io non ve le nomino perché la pronuncia è complicata, quei nomi delle curve, già ne faccio tante di figuracce, ci manca anche questa, figurate. Ah, vincere era tutto in questa gara per River da parte di Ricky Bizzo. Vediamo, è lunga, ancora 11 giri con un'altra carta da giocarsi, che sarà quando e se ci sarà l'occasione di passare alla mescolata. Ancora Rugio all'esterno rispetto a Upip, stavolta prova a prendersi lui la traiettoria esterna e forzare la staccata, va molto profondo, fa tanta più strada, ma il banking lo aiuta a girare. Trazione, vediamo se questa volta funziona a favore di Rugio. Questa volta sì, anche una spallata da parte di Rugio. Forza Upip all'esterno, che vediamo se tenta di infilare ulteriormente il naso della sua Aston Martin. Nulla da fare, c'è voluto di attaccare due volte all'interno Rugio, per Rugio di capire di attaccare all'esterno di questo tangente. C'è voluto di attaccare prima due volte all'interno nei confronti di Upip. Alla terza ha capito che lì all'esterno, almeno in queste condizioni, si può fare. Da una mano la conformazione del tracciato, visto il forte banking a curva 1, e anche sull'asciutto, insomma, nel corso degli anni abbiamo visto diversi sorpassi chiusi in questo modo, quindi anche per quest'anno il proseguo con i campionati FIT qui in Olanda si prospetta una complesso curva 1, 2, 3 fino alla 4 di grandi bagarre che vivremo anche con la Sport, la Pro e la Master League la prossima settimana. Rugio adesso suonerà sicuramente la carica rispetto ad Emis, comincia già a mangiare qualche decimo importante. Sarà, come detto, fondamentale adesso capire quando passare alla mescola slick. River Marathon sta anche gli chiudendo su Upi perché, diciamo, tira i remi in barca, ha provato a fare il suo, adesso c'è da provare a gestire questo margine su River Marathon per portare a casa un podio, e credo tirerà su un castello altro che fortino appena River gli si farà sotto nelle ultime tornate. Almeno cronometricamente parlando, River sembra poter chiudere il distacco su Pippo in questo momento, così come Rugio rispetto ad Emis, quando mancano meno di 10 tornate alla bandiera scacchi.
è dura, è molto dura ora per River, perché veramente gli serve un miracolo. Quarto posto sarebbe un risultato il minimo, veramente del minimo, considerando che manca Crick, quindi veramente sì, sì, mi sta lo zero per Crick importante, mi ha detto uscire con almeno una doppia cifra da questo GP per accorciare. Come vedete dalla grafica del live timing, prosegue nonostante il danno al fondo il GP per Robby, che torna negli scarichi di Naspaz. Bagar per la settima ed ottava posizione. Naspaz è qui, va lungo alla 4. Allora si infila senza fare troppi complimenti a Robby. Insomma, lo dobbiamo seguire, poiché anche nel campionato costruttori è importante. Grafiche che passano in questo momento in sovrimpressione, con la McLaren a 2,90, Red Bull in questo momento 216. Con River che può prendere altri punti, e forse Robby può provare a chiudere questi 13 secondi su Tex. Sono tanti, ma la gomma più fresca per Robby è anche un chilometraggio più elevato per Roberto Belli, che come detto a Singapore spegnerà le 200 candeline. Gli può permettere almeno mentalmente di darsi la carica ed andare a prendere ulteriori due punti che garantiscono la sesta posizione. In che canale sono finito? Cosa fate? Roster 00. Organizziamo campionati online su F123 quando capita assetto corsa, spesso qualche torneo su Rocket League, quindi sim racing essenzialmente. C'è anche il sito www.formatrenting.com, sia se sei interessato a correre anche te. Sono tutti campionati da PlayStation senza alcun tipo di aiuto alla guida. Due campionati al 50% della distanza di gara e due al 100%. 1 e 3 intanto Ruggio su Emis, chiude rapidamente il gap. Vi preparo magari la grafica dei tempi, certo quelli precedenti non saranno così veritieri da parte di Ruggio, visto che è stato 3-4 giri in bagarre appena dietro ad Upip, ma gli ultimi due invece saranno sicuramente più specchio del passo da parte di Ruggio. Infatti eccoli, nelle ultime due tornate 6 decimi recuperati rispetto a River, a Emis 72, più lontano River Marathon, che invece anche gli si sta avvicinando rispetto al podio occupato da Upip. Sul traguardo Ruggio per registrare la momentanea miglior prestazione, quindi prendere anche il punto extra. 1:19.959, un secondo e due recuperato solo in questo giro da parte di un Ruggio davvero on fire in questa fase. Insomma, è importante per Ruggio, anche per lui, prendere punti, visto che è terzo pilota in classifica, perdonatemi la ripetizione, piloti, e visto lo zero del leader momentaneo della classifica, sebbene sia più lontano rispetto a River Marathon e si sia dimostrato anche in questo GP leggermente più fallace, magari questo potrebbe essere quel test che abbiamo visto nel primo stint, potrebbe essere l'ultimo errore di questa sua stagione, e da qui provare a pressare ancora di più River Marathon e Crick. Bandiera gialla esposta nel T2, credo per Naspaz in difficoltà, stato in precedenza doppiato da Emis e Ruggio. Bandiera verde di nuovo, quindi via libera e possibilità di battagliare tra Emis e Ruggio. Upi per River Marathon, che anche gli sta arrivando sul gremio più basso del podio. Si difende bene invece Tex rispetto a Robby, dai, a 13 siamo passati a 14 secondi, quindi un po' il danno al diffusore, la buona fiducia anche maturata da parte di Tex con il proseguo del GP gli permette di difendersi egregiamente. Inizia ora il 30° giro, meno 7 alla bandiera a scacchi, molto vicini sia Emis che Ruggio alla barriera esterna lì alla sopraelevata. Mano a mano che la traiettoria si asciuga si va sempre più vicini a lambire il muro, particolarmente profonda quella staccata da parte di Ruggio. Prova a far girare la sua Ferrari sfruttando il banking rispetto a una traiettoria più stretta, quasi già difensiva da parte di Emis. Che simpatico intanto il buon Alessandro FDC 34. Giochiamo a tennis, sì, adesso tra poco entra in lobby anche Sinner. Mi sa che sono troppo scarso, ma no, Rostor non... Emis che ha rischiato il testa coda intanto lì in uscita dalla 8. E tranquillo, c'è una categoria adatta ad ogni tipo di pilota, certo, ad ogni evenienza. Sì, come detto, l'unica difficoltà effettiva è che giochiamo tutti i campionati sono senza aiuti. Però si può imparare facilmente. Credo che quest'anno la trazione, sì, quest'anno non crea troppi problemi. Ormai anche per molti piloti che si vengono a registrare la difficoltà maggiore è più nella traiettoria, poiché
ci sta anche che sia poco tempo per girare e vedere quali sono i punti giusti di staccata e la traiettoria anche solo in curva a diversi aiuta, ma mano a mano diventa anche più divertente il guidare in questo stile, sebbene sia un simcade c'è la possibilità insomma di divertirsi e immergersi di più in queste condizioni. Tutti senza aiuti, tranne J-Sport, esatto, lui ha il traction integrato nel paddino. J-Sport di legge chiede quindi un'investigazione su J-Sport. 31 di 36, comincia il count alla rovescia, pioggia che ancora non sembra cedere sul tracciato, tra 5 minuti in realtà viene dato nuvoloso. Lo vedete anche dalla grafica del live timing e vediamo anche che Naspaz è stato il primo dei piloti a montare la gomma slick. Alzano ancora dell'acqua le vetture, ma potremmo essere in una fase di ragionamento. 2-3 giri potrebbero essere il momento giusto per andare a montare la gomma slick. Anche il sottosterzo che ha avuto Ruggio in quel frangente potrebbe essere specchio di ciò. River intanto è riuscito nel sorpasso di Upi perché è andato in testa coda, quindi perde il podio in questo modo. Si va subito ad aggiornare la classifica con Red Bull che si avvicina ancora di più a McLaren con 3 punti in più che per il momento vengono colti da parte di River Marathon. 10 secondi sono difficili da chiudere anche con un undercut passando da mescola intermedia slick, quindi sarà difficile per River, deve pregare che qui davanti essenzialmente si prendino a spallate per 2-3 curve, anche qualcosa di più, Emis e Ruggio. No, non sono tutti con volante e pedaliera, molti sono con il pad, io stesso, quindi quest'anno anche con il nuovo sistema di guida dà anche più un leggero gusto in più, soprattutto in trazione, permette di fare qualche sovrasterzo leggero più carino anche con il pad. E stai vedendo la Prime League, la categoria al 50% che è la più entry level, quindi probabilmente potresti anche trovarti a confrontare con questi piloti. C'è comunque la possibilità di fare un test, sono diversi in realtà i piloti che hanno fatto il test, hanno visto che non è il momento, continuano ad allenarsi e ci riprovano più avanti, quindi la possibilità è sempre aperta. Faremo più volte nelle varie pause natalizie, probabilmente anche sotto Pasqua, delle gare social per insomma aperte a tutti, più essenzialmente delle serate per girare, nulla di troppo impegnativo, e anche lì eventualmente ci si può misurare per capire anche dove migliorare, anche semplicemente ecco, girare, chiudere un giro o stare in parte insieme agli altri. Qui grande rischio intanto da parte di Ruggio quando cominciano a diminuire sempre di più i giri che ci separano fino alla bandiera a scacchi, e girare aiuta a girare, insomma è una banalità ma spesso funziona. 33 di 36 con sempre Ruggio a rincorrere nei confronti di Emis, un secondo essenzialmente recuperato quasi in questa tornata da parte di River Marathon rispetto alla coppia che si gioca la vittoria di questo Gran Premio d'Olanda, undicesimo GP della stagione 2023-2024 con la Prime. Sia Emis che Ruggio hanno già vinto una gara quest'anno in Prime, quindi non andiamo ad aggiungere un ulteriore quinto nome, quinto vincitore diverso di un GP in questa ottava annata con la Prime League. Uno dice sì, categoria cadetta, entry level, ma siamo già arrivati all'ottavo anno di questa categoria nata su F1 2016. Fa di nuovo da parte Naspaz in questo giro che stiamo vivendo on board con Ruggio che studia le linee di Emis. Qui il tracciato è breve, si gira sull'1.20, anche venisse attivato DRS negli ultimi due giri non so quanto converrebbe fermarsi, non credo ci sia la possibilità di chiudere quei 20 anche di più secondi che si vanno a perdere con la sosta, quindi credo che da questo giro, qualunque sarà l'evoluzione della pista, bisognerà sia per Emis e Ruggio andare fino alla bandiera a scacchi e sperare che la gomma tenga. Dovrebbe reggere senza troppi problemi, sebbene abbiamo fatto diversi giri in condizioni da pista semi asciutta, tant'è che Emis va a cercare il bagnato anche per tentare di raffreddare le temperature. Gli pneumatici in queste condizioni rischiano di salire. Bandiera gialla nel T2 per un testa coda da parte di Rosso 93 e top 5 conquistato in questo momento da parte per Tex, che sarebbe il miglior risultato stagionale. Ah giusto, cioè, grazie mille tanto Luigi per l'abbonamento, e sì, ricordiamo anche il campionato su Assetto Corsa Competizione con l'equipaggio di legge Flaminio, e mi sono perso gli altri due, J-Sport, e c'era anche un quarto ragazzo che ha corso su FRT se non vado errato, e insomma equipaggio Ferrari si è conquistato se non vado errato una
solida top 10 all'esordio, quindi bravi ragazzi. Sì, ci sarà un secondo appuntamento, se non ricordo male dovrebbe essere il 17 credo di febbraio, se non ricordo male. Comunque a metà Manuel 99. Sì, Adoni. Allora, ultimi due giri, mentre che insomma continuano ad essere sventolate le varie bandiere lungo il percorso con i piloti in difficoltà, ha aperto il gap tra Tex e Russo e quindi si prepara la festa in casa Alpine per il miglior risultato stagionale per Tex, la quinta posizione, punti importanti ai costruttori, ma ci si gioca la vittoria qui davanti tra Emis e Ruggio, con Ruggio che va all'esterno della 1, ha imparato con Upi perché all'esterno si può fare, il banking aiuta, tenta di fare il massimo Emis e portarlo, forzarlo lì sul cordolo, ancora vicini 2, doppio contatto all'ingresso alla 3, è fortemente vigoroso da parte di Ruggio che sbatte la porta in faccia ad Emis, chiude la traiettoria, 35esimo giro di 36 con Ruggio che sbirra da questa telecamera che ci porta un board appena sopra il suo casco, non ha così tanta batteria, quindi forse Emis potrebbe permettersi di risparmiare qualcosa in questo penultimo giro e tentare un attacco alla disperata nel finale, ma nel T2 in precedenza Ruggio è riuscito, è sembrato riuscire a forzare e chiudere, guadagnare decimi importanti rispetto a Emis, dai che qui mano a mano in trazione prende decimi, centesimi importanti, 8 e 7 ovviamente ha guadagnato molto in questo frangente River Marathon, che credo stia andando via con il braccino fuori dal finestrino. Upip prova ad andare sulla mescola slick per forse il giro veloce, ma sarà difficile accendere la gomma in questo frangente. Vediamo come si comporta Emis, fondamentale la penultima curva, dovrà trazionare benissimo per provare a rimanere vicino a Ruggio che invece scappa via. 6.34, 6.67, correzione anche al centro della sopraelevata per Emis, rischio enorme, la barriera lì è vicinissima, nulla da fare, perde decimi, perde metri importanti Emis. Comincia l'ultimo giro con il Gran Premio d'Olanda e la Premier League con Ruggio in prima posizione, River Marathon che si è permesso di girare più calmo, risparmiare batteria in queste tornate, molto saggio, che gran bella mossa da parte di River, ha risparmiato batteria e poi ha dato tutto in questo penultimo giro per puntare a prendersi il punto extra del giro veloce che gli potrebbe essere soffiato via o da Naspaz o da Upip che sono andati sulla mescola soft. No, Naspaz tra l'altro si è fermato di nuovo, è andato a rimontare la mescola intermedia, quindi in pista con la gomma slick c'è solo Upip che in un giro deve accendere la gomma e poi stampare subito la miglior prestazione per provare a soffiare il punto extra River Marathon, che naviga invece in terza posizione, viaggia, guida con grande caparbietà nonostante un testa coda e nonostante delle scelte strategiche sul momento che sembrano davvero folli. Il buon Ruggio, che dopo la vittoria a Silverstone gli mancano due curve per andare a vincere la sua seconda gara in questa stagione con la Premier League, penultima curva e poi sopraelevata complicatissima in queste condizioni con la gomma che comincia anche a cedere. Sotto la bandiera scacchi, Ruggio 81 vince il Gran Premio d'Olanda, undicesima tappa della stagione 2023-2024 con la Prime League, una gara incredibile da parte di Ruggio, ricostruita ben due volte. Sul traguardo anche River Marathon a migliorare ancora una volta la sua prestazione, dovremo seguire i parziali da parte di Upip che nel T1 ha un 28.763 rispetto al 27.662 di River Marathon, quindi credo che la gomma non sia riuscita ad accendersi per Upip, anzi quasi doveva guardarsi da Tex che continua a prendere in trazione decimi importanti, 2-1, 1-8, ci fosse stato un altro giro magari per Tex, ma poteva aprirsi la possibilità di tentare l'attacco o forse la pista si sarebbe asciugata ancora di più, avrebbe permesso a Upip di accendere questo pneumatico slick. Comunque una prestazione finalmente solida per Upip, in particolar modo nelle difese con un incredibile castello tirato su a River Marathon e anche a Ruggio che poi dopo due tentativi è riuscito a capire come aggirare la difesa del pilota Aston Martin. Volata tra Russo e Robby, con Robby che non ce la fa a soffiare la sesta posizione a Rosso 93 e chiude in settima Robby, nonostante un danno al diffusore, onore a lui, è riuscito a chiudere questo GP fino al suo compimento dei 36 giri, chiude in ottava posizione doppiato invece Naspaz, l'altro pilota Ferrari, una Ferrari davanti con Ruggio 81, una più arretrata purtroppo per Naspaz, che comunque buon Paolo Nasonte porta a casa dei punti importanti, punti che andiamo a vedere con la grafica di impressioni per quanto riguarda
la classifica piloti, poiché il doppio zero in questa sessione, prima in qualifica, poi ovviamente la qualifica non dà punti, però per il morale non aiuta, e soprattutto l'ha portato a partire così indietro. Leader del campionato cricket, che rimane fermo a quota 209, ovviamente accorciano River e ancora di più Ruggio, che si porta a soli 5 punti dalla seconda posizione e 40 precisi dalla vetta, a un GP e qualcosa di più. Insomma, il margine c'è, mancano però ancora 7 gare. Si possono chiudere mano a mano, un po' alla volta, soprattutto se si entra a giocarsi punti, ci si può mano a mano si possono chiudere 7-10 punti un po' alla volta, ma immagino che troveremo un crick in quel di Monza la prossima settimana, assolutamente voglioso di rifarsi. Il buon Andrea Badolato ci ha già salutato, è andato nel party post gara con i... Ti saluto ora, vado in party, ciao. Grazie mille Andre. Anche la grafica di impressione della classifica costruttori, meno 70 Red Bull dalla McLaren, tanti punti ancora, ma come detto sarà lunga il proseguimento della stagione verso Abu Dhabi. Ci fermiamo un attimo, il tempo di prendere i primi tre classificati, e poi ci troviamo sempre qui in live per l'intervista proprio ai primi tre classificati con questo GP, con Ruggio, Emis e River Marathon. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioco, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta per l'intervista con i primi tre classificati. Cominciamo con Ruggio, seconda vittoria in carriera su Formula Talent Team ed in questa stagione di Prime. Questa volta non è andata come l'anno scorso, dai. Ruggio? Non c'è Ruggio. Vedo che prova a collegare cose, magari ecco esce e rientra, vediamo se riusciamo a recuperare allora Ruggio per questa intervista, vincitore del Gran Premio d'Olanda. Ruggio, adesso ci senti? Mi sentite? Sì, sì. Oh, perfetto. Prego, a te. Allora, è andato molto meglio dell'anno scorso, direi, anche se qualifica c'avevo un bel colpo e all'ultimo tentativo ho fatto fuso al primo settore e poi mi sono girato e vabbè, poi è iniziata la gara e con questo assetto che avevo fatto, che andava bene un po' per tutte le condizioni, anche se pioveva o era asciutto non dovevo cambiare niente, una via di mezzo e volavo, e però c'è stati tanti problemi prima su una staccata con River, e lui staccava un pochino prima, io l'ho allungato e ci ho rotto l'ala e sono dovuto andare a box. Poi ho avuto un altro problema che mi scaldava le gomme, quelle full wet, che ho dovuto anticipare la sosta perché mi si scaldavano di continuo quando mi sono rigirato che ero dietro al River e mi diventavano rosse, e sicché io ho detto a Naspaz: guarda, vado a box, metto l'intermedia perché mi si scaldano in curva, mi si scaldano le gomme, e infatti poi andavo meglio. E poi mi sono divertito perché andavo come un missile. Ho restituito il favore al grande Emis, che in Ungheria aveva vinto la sfida, questa volta l'ho vinta io. Comunque gli faccio complimenti a lui e anche a River per il podio. E niente, contentissimo, dai. Molto bene, grazie mille Ruggio. Veniamo al secondo classificato, Emis. Finalmente un grande colpo di rene in qualifica, quando c'è stato da fare quel tempo. Finalmente sei venuto fuori con un'ottima prestazione e poi in gara
forse un setup non perfettamente adatto alle condizioni, ma erano estremamente precari. Sì, la pole position non me l'aspettavo, visto i risultati ormai di quest'anno. Ormai la prima pole risale alla prima gara, quindi finalmente è arrivata la seconda. Sono un pochettino deluso, devo essere sincero, perché credo che il mio unico errore è stato che io ho fatto veramente confusione nella ultima virtual. Io in quel frangente che mi ero preso un bel distacco, non avevo forse preso un attimo dalla concentrazione, non avevo capito che era una virtual e non una safety car. Ecco perché poi ho rallentato così tanto, perché ho detto c'è una safety car, rallento più del dovuto, riavvicinando tutto il gruppo, cosa che è stato alla fine, forse avrò perso forse un secondo, non lo so, rispetto al distacco che avevo prima della virtual. Detto questo, comunque, rispetto a Ruggio, sì, notavo che lui sul dritto era più veloce, ma io ero più veloce nel settore centrale, però poi alla fine dove si sorpassa nel rettilineo, quindi lui si vedeva che ne aveva di più sul dritto. Però per il resto non ho nulla da dire, perché comunque io in realtà il setup mi sono trovato bene, perché forse sono stato l'unico a non aver sbagliato dei primi, quindi sono stato sempre costante, sempre sul pezzo. Però niente, poi ha fatto quel bel sorpasso, era più veloce nel dritto come ho detto, e niente, ero convinto di vincere, sono sincero, perché credo che sia stata la più bella gara che ho fatto sul bagnato da quando corro insomma nel fit, credo. E niente, peccato, ero convinto di farcela, invece è stato bravo più di me Ruggio, quindi complimenti a lui. Molto tutto bene. Molto bene, grazie mille Emis. Allora vediamo, arriva il marathon che insomma qualifica tutto 18 minuti davanti, l'ultimo secondo, niente, gara, due safety car davanti, metà gara a gestire comodo davanti, l'ultima safety devasto totale, poi quel contatto purtroppo con Upip. Sì, hai detto tutto praticamente, cioè, beh, in qualifica non mi è venuto il giro, però vabbè, dopo in gara ho passato subito Emis e ho gestito tutta la parte lì della full wet. Ruggio mi ha tamponato due volte, però vabbè, insomma, non ho avuto danni, però e niente, è tutto bene, diciamo, fino a questa safety car che è uscita proprio nel momento che sono entrato ai box, è una sfortuna totale, mi ritrovo terzo e dopo alla partenza, dopo non mi ricordo più cos'era, una safety, una virtual, e ho cercato di superare Upip e non mi ha lasciato lo spazio, mi ha fatto girare, per fortuna non ho rotto niente, però ero quasi in fondo. Non nego che ero abbastanza arrabbiato e gli farò disputa e niente, dopo ho cercato una rimonta rabbiosa e no, il podio l'ho portato a casa e ho fatto anche il giro veloce, peccato però, perché con click fuori potevo lottare per vincere oggi e vabbè, insomma, ho portato a casa 16 punti da lui. Va bene, dai, peccato però, perché quel contatto lì ha rovinato la mia gara, cioè nel senso, dopo erano troppo distanti loro e negli ultimi giri ho recuperato Herz solo per fare il giro veloce, peccato perché forse potevo lottare con la vittoria. Molto bene, grazie mille, rimaniamo con te insomma, rapidamente nelle prospettive per quel di Monza, insomma, ultima gara europea. Monza di solito vado bene, il problema è che adesso ho una gara in montagna che sto via 4 giorni e mi toccherà arrivare a provare all'ultimo, dai, speriamo bene, insomma, in Monza, una pista che mi piace, la proverò da mercoledì, però a provare, purtroppo coincido con una gara di trail che faccio in montagna e vabbè, vedremo. Molto bene, grazie mille River. Stessa domanda anche ovviamente per Ema, prospettive per la prossima gara. Fai uscire il cane. Ema?
Miss avvocato, presidente, presidente. Scusate, c'avevo il cane che bussava. Tranquillo, le prospettive anche per te per quel che sarà a Monza? Ma come ho detto nella gara di Ungheria, io corro soltanto gara per gara, perché non sta a me giocarmi il campionato, quindi sto tranquillo, come ho detto. Infatti si gioca gara per gara, poi quello che viene è tutto di guadagnato. Però ti ripeto, ormai il discorso del titolo è già bello che è finito per quanto mi riguarda, quindi l'unico che ancora può, che ancora tiene aperto il campionato, ma a questo punto io ci inserisco anche Ruggio, visto che con questa seconda vittoria insomma credo che adesso in due stanno meno di 50 punti, forse, perché ne va 49 meno 16, ecco. Lì che insomma per quanto riguarda Rive il discorso del campionato si è riaperto. Per Ruggio non lo so ancora, però ho visto le gare che mancano, ne mancano 6 o 7 se non mi ricordo, mi calcoli 6 credo, 6, quindi ci stanno ancora 150 punti se non mi sbaglio, circa, quindi poi, più che altro c'è l'incognita da Singapore, Qatar, quindi sì, quindi esatto, quindi credo che a questo punto il campionato si è aperto per il costruttore. Però in questo momento River, io penso che River dove deve soltanto che ricriminare, ma per il suo errore, e credo che forse poi alla fine l'avrà capito, è stato il discorso del drive-thru in Ungheria. Lì si è dato come si dice la zappa di piede da solo, altrimenti avrebbe vinto anche lì, avrebbe vinto e il campionato era già bello che riaperto. Tutto qua. Molto bene, grazie mille. Ma è ovviamente stessa domanda anche per Ruggio, su quel che ci si aspetta in quel di Monza, con insomma Ferrari che allora arriva con grande carica. Arriva con grande carica Ferrari, ma Monza non è la mia pista, io preferisco le piste più guidate. A me Monza no, sinceramente mi toccherà allenarmi qualche ora in più, perché non è nelle mie corde, troppi rettilini. Io preferisco più una pista come quella di stasera, come Ungheria, piste più guidate. Io le preferisco per il mio stile di guida. Quelle staccatone a tutte quelle velocità non so, nelle mie corde. E poi volevo dire una cosa a Emis. Io Emis ero carichissimo. È che uscivo dalla parabolica con una velocità allucinante, lo vedevo proprio in entrata parabolica e uscita parabolica, recuperavo tantissimo e a quel punto uscivo nel rettilineo con più velocità, ma ero stracarico quasi al massimo io su tutte e due le ali, sia anteriore che posteriore. Io c'avevo 50-47, uguale al mio Emis, identico e spiccicato a posto. Era solo un'uscita, era solo l'impostazione della parabolica. Io scalavo due marce, arrivavo in testa, mettevo la quarta e poi andavo tutto gas, e io nel pezzo di uscita della parabolica guadagnavo tantissimo, prendevo tanta velocità. Ho capito, bravo. Molto bene, grazie mille allora ragazzi. Ruggio, che viene detto anche driver of the day dalla chat, grazie allora Ruggio e buonanotte. Grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie anche a te Amis e buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti ragazzi. Grazie e buonanotte ovviamente anche a River Marathon. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie anche a chi ci ha seguito dalla chat, chi ci ha dato una mano nei vari gruppi organizzativi in questa settimana fit che riparte, ovviamente con la Prime qui in Olanda. Ovviamente settimana prossima sarà la volta della Sport al lunedì, la Pro al martedì e la Master al mercoledì, sempre qui al circuito di Zandvoort. Ci vediamo sui vari social, Instagram, Telegram, ancora attivo dovrebbe esserci credo Facebook, sempre targati Formula Italian Team, e ovviamente importante sul sito invece www.formulaitalianteam.com. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte.